siamo a Sanremo. Vedevamo l'ora di averli con noi, Fausto, California e Coma Cose, ciao! Ciao! Ciao, ciao gli amici ciao di Radio Bruno, ciao! Allora, fighissimi, pazzeschi e sul palco, che ve lo dico a fare, già lo sapevamo della vostra energia, sinergia, siete una coppia esplosiva nella vita, nella musica. Siamo la coppia più bella del mondo. Sì! Ragazzi, proviamo. Parliamo della canzone, l'addio, voi avete sempre lavorato insieme, siete sempre stati una coppia proprio anche grazie al vostro lavoro. Com'è nata questa canzone? Questa canzone è nata dopo una separazione, parla del superamento di questa separazione che abbiamo avuto, perché appunto come hai detto tu, noi abbiamo iniziato la nostra storia, ci siamo fidanzati, abbiamo lavorato subito assieme, facciamo un altro lavoro prima e poi abbiamo iniziato questo progetto. Quindi noi sì, siamo una band, ma siamo anche una coppia, quindi ci siamo ritrovati dopo un po' di anni a dire ok, chi siamo oggi? Prendiamoci un po' di tempo per noi, per capire chi siamo, perché siamo cambiati, sono passati tanti anni e quindi insomma abbiamo riflettuto un po' su noi stessi per poi ritrovarci di nuovo. Non è facile perché alle volte si prende insomma una pausa, poi dopo si percorrono strade differenti, invece qui si è rafforzato tutto. Ma sì, perché poi in realtà è stato più una separazione, se vuoi, quasi sì, ovviamente sentimentale ma anche logistica. Ma noi infatti quando ci chiedono ma vi siete lasciati, in realtà no, perché non ci siamo lasciati davvero, avevamo proprio bisogno di un attimo di tempo per noi. Guarda, noi abbiamo capito che stare insieme è un po' come una rotaia, no? Sono due binari paralleli, no? Quei traversini che si toccano ogni tanto, però bisogna anche lasciare spazio all'altra persona insomma, di vivere la propria intimità e personalità, perché poi è bello influenzarsi in una coppia, però poi bisogna stare attenti a non soffocarsi, no? A non trasformarsi troppo, quindi insomma ci vuole il giusto spazio. Il giusto spazio, allora se parliamo di Sanremo... Quale canzone vi rappresenta di più, forse quella che avete scelto per le cover? Beh, sarà Perché ti amo, diciamo che insomma fa il pari, no? Il sentimento è sempre quello, raccontato in un modo un pochino più frizzante, però ci divertiremo. Di sicuro, sì, non vedo l'ora. Secondo me poi Ricchi e Poveri, Angelo e Angela vi chiameranno. Speriamo, noi vorremmo molto, magari mandiamo un messaggio su Instagram. Ma anche da qua, da Radio Bruno, insomma, che se ci ascoltate, chiamateci, noi vi rispondiamo molto volentieri. Sì. Grazie. A proposito di messaggi, ieri quello più bello, particolare, quello inaspettato, qual è stato? Ma io sarò un po' così, come si dice, se scontato, ma comunque mamma e papà che ti scrivono, insomma alla fine fa sempre quell'effetto lì, dai. E che gli vuoi dire mamma e papà che ti dicono bravo, bravi, ci hanno detto. Pianto. Beh, anche voi forse dall'emozione, di questo messaggio oltre che alla partecipazione. Beh sì, un po' di commozione sì, poi insomma papà la mamma, sto papà la mamma, quindi che dire. Allora invece mi dovete dare un consiglio, qua non si dorme mai perché c'è anche il dopo festival di Fiorello, che facciamo, non ce lo guardiamo, come fate a resistere in questo, io lo chiamo circo ma in maniera bella, no? Musicale che è Sanremo, come trovate insomma la forza, la calma di proseguire nelle giornate, nelle interviste? Beh guarda, c'è un lavoro lunghissimo dietro, quindi poi quando si arriva qua l'adrenalina è tanta e è un momento bellissimo comunque di gioia per noi, per il team che lavora con noi, per i nostri amici, e quindi ci diamo forza l'un l'altro, diciamo. Può essere anche Sanremo un momento per trovare uno spunto collaborativo nuovo? Cioè vi state focalizzando magari in altri concorrenti come quello che hanno prodotto, siete attenti o magari vi ritroverete una sera con qualcuno? Beh sicuramente è un bel modo di incontrarsi, alcuni cantanti in gara li conoscevamo già, quindi è stato bello insomma proprio dirsi un ciao, come va, come stai, come sta andando, e alcuni li stiamo conoscendo, però è un cast davvero
eterogeneo, nel senso che comunque racconta tante, tante realtà. E infatti eravamo curiosi di Anna Ox, ad esempio, no? I cantanti, insomma, che hanno reso celebre il festival degli anni nel passato. Siamo curiosissimi di Rosa Chemical stasera. Con la Pesce di Martino sono due cari amici, insomma, facciamo il tifo anche per loro. Ma non lo so, dai, insomma, ne vedremo delle belle, dai, alla fine, no? Ne vedremo delle belle, ne abbiamo vista una bella, è la classifica provvisoria, complimenti. Abbiamo esultato tantissimo al ristorante, stavamo mangiando con tutti, con sempre il nostro team, e abbiamo coinvolto in questa ovazione anche le persone che erano lì, poverine, che si sono ritrovate a esultare con noi, molto felici. Avete offerto da bere un giro? Certo, bravi. Sì, pure due. È per quello che abbiamo gli occhiali da sole, perché abbiamo offerti anche un po' di più. Sì. Grazie mille allora, ragazzi, grazie ai Coma Cose. Grazie a voi. Grazie a voi, ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.